il mio primo ricordo, non avevo ancora 3 anni, mia zia a Rovigno mi portò a prendere un po' di sole un primo pomeriggio del 10 ottobre del 43. Io sono nato a dicembre del 40. E ci portò vicino al mare, io sono di Rovigno d'Istria, città meravigliosa. E vicino a questo albergo, che era diventato da qualche giorno il Kommandantur dei tedeschi, improvvisamente uscirono i loro soldati, ci circondarono coi mitra, ci spinsero verso il porto, vicino, poche decine di metri, arrivò un piccolo pulmino e a calci buttato fu giù un ragazzo di 20 anni, pieno di sangue, un partigiano, croato, e ci obbligarono ad andare vicino dove c'era un lampione austro-ungarico meraviglioso di ferro e dovevamo assistere alla sua impiccagione. Ripeto, non avevo ancora 3 anni. Riccardo Simoni, oggi geriatra in pensione, nel secondo dopoguerra fu uno dei tanti italiani, lui era solo un bambino, ospitati dal centro raccolta profughi di Laterina in provincia di Arezzo. La sua famiglia partì da Rovigno in Istria nel luglio del 1951. Lì arrivarono gli italiani in fuga dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, dopo una delle pagine più complesse e dolorose della storia italiana, la vicenda del confine orientale nel secondo dopoguerra e le foibe. Ho parenti che hanno subito le foibe, ho parenti di mia moglie scomparsi, dispersi nelle nevi del Don e mai più ritornati, 150 partigiani su una cittadina di 9.000 abitanti morti nella lotta, 50 non tornati di lager, mio padre tornò piuttosto magro dopo 7 mesi. Dal 49 al 50 il clima diventò terribile, asfissiante, come raccontato. Aveva paura persino di parlare con i compagni di elementari per paura delle spiagge. Eravamo fortemente italiani. Abbiamo pianto in famiglia quando arrivò la notizia della distruzione del Torino a Superga, cantando il nostro inno nazionale. Scusi. A distanza di tanti anni e dopo l'istituzione in Italia nel 2004, dopo anni di oblio del giorno del ricordo, Simoni spera di poter inaugurare un museo in uno degli ex alloggi del campo di Laterina, così come ipotizzato alcuni anni fa dalla Regione Toscana. Voglio dire, anni fa avevano detto che l'ultimo rudere di baracca l'avrebbero acquistato e fatto un museo. Io aspetto con ansia che rispettino le loro promesse, perché tra un po' non c'è più niente. Bene, bisogna costerebbe anche poco, tra tanti sprechi. Bisognerebbe che l'esperienza di 10.000 persone, composite, eravamo noi, era gente da Tripoli e gente da Tunisi, dalla Grecia, di tutti i colori, dove sono venuti. È un ricordo, perché la pena di chi aveva una casa e dopo un giorno si trovava in questa realtà e si sforzava di non piangere, qualcuno si è anche ammazzato, questo è vero. Spero che insomma di vederla a tagliare quel nastro che magari la. Se vivo, volentieri. No, Volevo ma sicuramente. dire, chi ha tempo, finché ci sono, può venire a casa mia, sono migliaia di libri, mio figlio è ingegnere e non so che fine faranno tutti i gioielli cartacei che fanno parte della mia storia, della mia ricordo e della ricerca costante, non mi fermo mai.